Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori dell'invito che ho accolto volentieri. Mi scuso se non riuscirò a stare a tutti i lavori, ma come è stato appena detto, stiamo praticamente ormai a pieno tempo nella sessione di bilancio. Ogni tanto riusciamo a fuggire un attimo dal Parlamento, ma la legge di stabilità incombe e so che incombe anche su di voi e non mi sottrarrò nel mio intervento ad affrontare anche questo punto delicato e per quanto mi riguarda controverso. Ho però voluto comunque partecipare, cogliendo l'invito degli organizzatori di questo saluto di apertura, per l'importanza che attribuisco a eventi come quello di oggi, eventi che si collocano all'interno di questa delicata fase di transizione che sta attraversando la nostra economia, la nostra società in generale. Vedete che si accumulano problematiche di carattere istituzionale, di carattere politico, di carattere sociale e ovviamente, soprattutto per quanto ci riguarda, di carattere economico, e la matassa non pare semplice da dipanare nonostante la volontà e l'impegno di molti. Da un lato questa recessione, terzo anno continuo di recessione in Italia, questa crisi che da 7 anni ci accompagna e che devo dire con molta sincerità, in una platea così autorevole, tutti noi abbiamo parzialmente sottovalutato nei suoi effetti strutturali profondi. Il ministro Padoan recentemente ha detto che per certi aspetti questa crisi fosse addirittura alcuni elementi di gravità maggiore di quella famosa del 29 del secolo scorso, proprio perché ha inciso sulla strutturalità dei modelli di crescita e di sviluppo. E devo dire che quando scoppiò nel 2007 tutti, anche coloro che l'avevano provocata, dissero: da questa crisi si esce diversi. Ovviamente per diversi ho sempre inteso che significasse migliori, altrimenti non era il caso di usare questa terminologia. La verità è che dopo molti anni, di fronte a timidissimi segnali di ripresa che vogliamo ovviamente irrobustire e favorire, una domanda si incombe su di noi, cioè se per caso non stiamo perdendo l'occasione di essere diversi e migliori. E da questo punto di vista allora le istituzioni, i decisori, la finanza, l'economia hanno questo dovere di riflessione, se cioè siamo in grado comunque di affrontare questa fase di transizione tenendo conto che gli elementi fondamentali di crescita vanno accompagnati anche degli elementi di qualità della crescita. A questa recessione si accompagna il rischio di una pesante deflazione che ci preoccupa ancora di più. Da un lato questa situazione così diciamo difficile, dall'altro le attese, una crescita di attese fortissime da parte dei cittadini innanzitutto, da parte degli operatori economici, e attese alle quali per quanto ci riguarda come governo cerchiamo di dare delle risposte concrete, non diciamo soltanto di impostazione teorico-filosofica. L'abolizione dell'IRAP di 80 euro, gli sgravi per le assunzioni, sono tutte risposte concrete che cercano di rimettere in moto l'economia. Certo, queste si accompagnano ad altre diciamo, misure non totalmente soddisfacenti, ma insomma l'impianto generale, il tentativo di scuotere questo albero e di metterlo in moto. Punto vero è che bisogna passare dalle attese all'azione. E ora lo dico con molta sincerità e con molta chiarezza, anche il governo ha le sue attese. Si attende il governo che da quanto si sta muovendo nell'economia, in senso lato ovviamente, passi dalla fase dell'attesa alla fase dell'azione per tutti. E il nodo principale sono gli investimenti. La questione di fondo sulla quale tutti insieme dobbiamo impegnarci, se siamo in grado di mettere in moto una stagione di investimenti che insomma
rilancino, smuovano, sapete tutti come funziona, diano il via a una nuova stagione. Si dice fiducia, si dice che gli investimenti partano da una considerazione della fiducia. Ma è vero questo, ma la fiducia di che cosa? Verso che cosa? Del governo, verso le misure che fa, delle imprese, del lavoro, di ciascuno di noi in sostanza, è la fiducia verso noi stessi ed è il punto più delicato del Paese. Noi vediamo che facciamo fatica a mettere insieme tutte le misure in un'ottica di fiducia, in una sorta di impresa condivisa e da questo punto di vista dobbiamo essere molto, molto coraggiosi, molto determinati, perché gli investitori internazionali sono molto attenti a quanto sta accadendo in Italia in questo momento. Sono molto attenti a vedere se noi riusciamo da un lato a rendere stabile la governabilità del Paese, da qui tutti gli interventi che facciamo sulle parti istituzionali, ma dall'altro se abbiamo delle coerenze di tipo economico. Però il primo passo spetta a noi, il primo passo perché gli investitori internazionali restino o si affezionino ancora di più spetta a noi. E allora serve una politica di investimenti, investimenti pubblici, investimenti privati. Non c'è dubbio che noi stiamo battendo molto con l'Europa perché la nuova Commissione traduce in concreto le misure che sono state annunciate. Cioè, il famoso piano Juncker non può restare una dichiarazione di intenti. Già nell'Ecofin prossimo ci sono le condizioni perché un primo parzialissimo, ovviamente trattandosi di dimensione europea, ma non sottovalutiamo nulla, un primo stock di 10 miliardi venga già investito. Ma attribuiamo anche molta importanza all'asta che a dicembre anche la BCE farà nei confronti verso delle banche. Attribuiamo molta importanza, devo dire, il fatto che la prima delle due aste sia andata sostanzialmente deserta, vabbè, faceva parte non solo perché era la prima, ma c'era gli stress test, c'è una situazione particolare, quindi insomma, non fermiamoci a questo primo apparente insuccesso, ma quello di dicembre è un appuntamento importante perché come tutti sapete quel tipo di richiesta da parte delle banche, e io penso ovviamente alle banche italiane, a questa volta diversamente da tre anni fa, un obiettivo specifico, cioè deve tradursi in finanziamento di liquidità alle imprese e all'economia. Non può restare, diciamo, soltanto un'indicazione che poi serve a sostenere. L'altra volta fu importante anche perché fu sostenuto il debito pubblico, ma questa volta dobbiamo passare dal sostegno al debito pubblico al sostegno all'economia reale. E in questo senso allora è importante che ci mettiamo in quest'ottica. Le risorse non mancano, non si riesce a metterle in moto, ma non mancano. Il Paese ha una condizione di risparmio importante e interessante. Le famiglie italiane anche nel periodo della crisi, anche forse comprensibilmente, dando segno di una valutazione particolarmente sentita in Italia, hanno aumentato la dimensione del risparmio. Il risparmio delle famiglie è 4 volte il debito pubblico e quindi è una dimensione che può, se riprende questo elemento di fiducia, dare un contributo, ma ci vuole uno stimolatore, ci vuole un traino, ci vuole chi mette in moto processi di questo tipo. Ho citato appunto il sistema bancario, ho citato le scelte che possono fare i decisori pubblici sia a livello europeo che a livello italiano, ma è anche importante che ci siano degli interventi che partano direttamente dall'economia reale. Per questo io attribuisco molta importanza, molti di voi lo sanno perché abbiamo avuto modo di discuterne in altre occasioni, alla seconda parte della vostra mattinata, cioè a quegli interventi che possiamo e dobbiamo auspicare avvengano da soggetti fondamentali nella fase attuale dell'economia, che sono le casse e i fondi pensioni, i fondi di previdenza. Sapete bene che il risparmio è notevole, sono 140 miliardi
investiti sostanzialmente in debito e metà dei quali in debito estero. Bene, noi abbiamo avviato un positivo, proficuo confronto con i soggetti che rappresentano queste due realtà per poter condividere con loro un programma di riallocazione di una parte di queste risorse, di questi risparmi, di questi investimenti, soprattutto quelli da debito estero, quelli in debito italiano, lasciamoli pure lì, non è che ci dispiace che restino dove sono, ma la quota parte investita in debito estero possa essere riorientata soprattutto in sostegno all'economia reale. Ovviamente io riconfermo qui che l'approccio con il quale noi, il Ministero dell'Economia, stiamo affrontando con i soggetti che rappresentano questa realtà, questo argomento è molto rispettoso delle scelte della volontà. Innanzitutto noi non pensiamo affatto, siamo molto lontani dal pensare a prestiti forzosi. Sarebbe ridicolo e contrario a un'ipotesi, diciamo, di collaborazione. Che vuol dire che allora bisogna condividere con i fondi e con le casse gli obiettivi di investimento. E sappiamo che questo comporta alcuni aspetti delicati. Il primo, c'è un pluralismo anche interno a questo mondo. Anzi, diciamolo chiaramente, se penso ai fondi pensione c'è anche una frammentazione, forse anche eccessiva rispetto alla rappresentanza e alle esigenze che ha anche un lavoro di sintesi più generale, non solo dal punto di vista della capitalizzazione per i propri aderenti, ma anche dal punto di vista delle possibilità di investimento. Non mi permetto di fare la stessa osservazione per le casse, perché ovviamente corrispondono a una tipologia particolare di rappresentanza. Ma non c'è dubbio che realizzare i punti di sintesi è molto importante. Nei punti di sintesi bisogna riconoscere che allora dobbiamo costruire insieme degli assi di intervento che siano il più possibile condivisi. Abbiamo avuto modo, discutendo, di parlare ad esempio della valorizzazione del patrimonio pubblico del Paese. Sfatiamo un mito per il quale secondo un certo dibattito economico il debito pubblico si risolve vendendo il patrimonio. È una scorciatoia culturale che non corrisponde alla realtà per ragioni molto semplici. La prima, che il tipo di patrimonio pubblico che ha l'Italia, fortunatamente quello dei più grandi del mondo, ha una tale varietà che non è tutto commercializzabile e immediatamente immissibile al mercato. La seconda, perché proprio perché è uno dei più grandi patrimoni del mondo, è fondato su una, diciamo, anche per molta parte, diciamo, ragioni storiche, no? Ogni sala ci guardiamo attorno, ha problemi di valorizzazione, di manutenzione e quindi di risorse assolutamente notevoli. Ma la terza, per una condizione pratica, che contrariamente all'idea che girano, il 75% del patrimonio pubblico è in mano, detenuto dagli enti locali e non dallo Stato centrale. E questo è una risorsa, non è una valutazione negativa, ma implica una gestione ben più articolata e ben più complessa. Ciò detto, resta sempre un grande patrimonio sul quale, in termini di valorizzazione soprattutto e non soltanto di alienazione, è possibile realizzare degli investimenti. Ma penso anche che questo asse che ho identificato possa essere affiancato e accompagnato da altri assi di intervento che siano anche più coerenti con le vocazioni di ciascuna realtà. La dico in maniera, diciamo, secca, per non girarci attorno senza tante diplomazie. È difficile chiedere al fondo dei medici o degli infermieri di investire in aziende metalmeccaniche, no. Permesso che io sconsiglio anche ai fondi pensione negoziali di stare molto attenti, diciamo così, di investire, perché il rischio non possiamo farle diventare delle nuove gemme, cioè che alla fine i fondi pensione diventano il supporto
parliamo di investimento in economia reale, diventano il supporto ai 150 tavoli di crisi che sono aperti presso il Ministero dell'Industria. Sarebbe un errore tragico, quindi distinguiamo nettamente quando parliamo di investimento in economia reale, pensiamo più alla ricerca, all'innovazione, al futuro, ma nel caso citato, medici, infermieri, pensiamo al welfare, pensiamo a... E quindi è possibile trovare un'articolazione che consenta di rispettare anche l'adesione dei propri aderenti, dei propri iscritti ad una coerenza, ad una vocazione di carattere generale. Da questo punto di vista c'è bisogno anche che gli operatori finanziari ci diano un contributo molto concreto. Noi chiediamo agli operatori finanziari di aiutarci a questo punto a entrare nel merito di questi ragionamenti, perché da un lato noi possiamo identificare o proporre degli assi di carattere generale, ma dall'altro, come ben sapete, i fondi e le casse hanno bisogno di vedere che in questi investimenti di carattere generale c'è una redditività. Non stiamo facendo un'opera benefica, stiamo facendo un'opera di alto significato sociale ed economico, ma che deve corrispondere comunque a una redditività, e soprattutto in un settore nel quale la redditività significa il miglioramento delle condizioni previdenziali dei propri aderenti. Quindi c'è una coerenza, direi quasi, diciamo, etica, no? Che ci obbliga ad una visione. Quindi noi abbiamo bisogno però che gli operatori finanziari ci aiutino nell'identificare, una volta intuiti assieme ai fondi, assieme ai decisori, quali sono gli assi di intervento principali, dentro questi assi quali sono le scelte più convenienti, più coerenti con la necessaria redditività. E quindi un lavoro molto importante che dobbiamo aprire e che ci sono tutte le condizioni che si aprono. Certo, io mi rendo conto, e mi avvio alla conclusione del mio ragionamento, che su tutto questo incombe una fatica, una incertezza, non mi sottrago a questa riflessione, legata all'attuale situazione che si è creata con la tassa d'aumento della tassazione che è prevista nella legge di stabilità. È inutile che vi dica che pressanti ragioni di cassa finalizzate a quegli investimenti di carattere più generale, e cioè il sostegno all'occupazione e al reddito che abbiamo considerato prioritari, hanno fatto sì che si procedesse in una direzione che, come sapete tutti, consideriamo noi stessi controversa. Però io vi pregherei di riflettere nelle prossime ore e nei prossimi giorni non soltanto sull'aspetto finale, che cioè l'aumento della tassazione, ma sulle ragioni che possono portare a condividerlo o a rifiutarlo, perché è da queste ragioni che può discendere anche un dibattito parlamentare che mi auguro proficuo. E cioè, è chiaro che se prevale la tesi nel dibattito culturale e politico che stiamo parlando di rendite finanziarie, è evidente che allora la tassazione è destinata ad aumentare e a strutturarsi. Giusto o sbagliato che sia, ma questa è la linea generale. Alcuni mesi fa il governo ha detto, abbastanza improvvisamente, aumentiamo le rendite finanziarie e abbassiamo l'IRAP. Fino al giorno prima sembrava che succedesse una rivoluzione, poi non è successa, perché c'è una spiegazione. Se trattiamo le rendite finanziarie, allora è chiaro che è così. Ma la vera domanda, e io sto sostenendo questa tesi anche nel nostro mondo, è che anche all'interno della discussione che stiamo facendo, sia con il governo che con il Parlamento, se siamo di fronte a rendite di carattere finanziario, se siamo di fronte ad un investimento che è salario differito, tra l'altro c'è tra parte del TFR, che è finalizzato a un investimento previdenziale e non invece ad un investimento, diciamo, di tipo speculativo, non in senso negativo, nel senso proprio del termine. Perché è chiaro che se prevale invece questa seconda impostazione, allora è evidente che la tassazione
ha tutt'altra logica, tutt'altro approccio. Ma questo è il dibattito aperto, cioè non è soltanto un dibattito quantitativo, il dibattito che si è aperto nella discussione che si sta facendo ha queste caratteristiche. E devo dire che da questo punto di vista è un dibattito molto anche interessante, perché può chiarire alcuni elementi di fondo. Non è un dibattito nuovo, non è un dibattito nuovo. Le ragioni per le quali periodicamente è emersa l'abolizione della Covid erano nate sempre, erano sempre dietro questo aspetto, no? Cioè che siccome parlavamo di rendite finanziarie, non c'era bisogno che ci fosse un'autorità specifica che lo regolasse. Come avete visto, tutte le volte c'è stato un confronto culturale e politico sul punto, e anche recentemente questo confronto c'è stato, e dal mio punto di vista per fortuna siamo riusciti ad evitare che prevalesse, tant'è che le avvisaglie di un ulteriore intervento di abolizione della Covid sono stoppate. C'è bisogno, la Covid lo riconosce per prima, di una riforma anche di se stessa, ma questo è un altro tema. Le riforme sono assolutamente necessarie per tutti gli istituti, ma c'è questo periodico. Allora, questo è un punto su cui dobbiamo approfondire, dobbiamo andare avanti nella riflessione, perché è quello che determinerà poi l'approccio del governo, ma non solo del governo. In quest'ottica io devo dire che ho avvertito in queste ore una larga sensibilità parlamentare sul punto. So che tutti i gruppi politici hanno presentato emendamenti perché il governo riveda la dimensione della tassazione che è stata prevista, in particolare per i fondi ma anche per le casse. Ecco, io quello che posso dirvi, e ovviamente credo che vi rendiate conto del perché faccio questa affermazione in questo modo apparentemente diplomatico, credo che il governo non potrà non tener conto nelle prossime ore di quello che è questa forte spinta del Parlamento che tiene conto dell'aspetto di fondo a cui ho fatto riferimento. La prossima settimana sarà quella nella quale nella Commissione Bilancio della Camera dei Deputati questa discussione entrerà nel vivo. Già oggi e tra poco noi inizieremo l'esame degli emendamenti segnalati, cioè quelli che i gruppi parlamentari considerano i più importanti. So già che nei segnalati di tutti i gruppi esiste il tema di cui stiamo discutendo, e quindi noi abbiamo posto un punto di fondo, cioè che ci sia rispetto dei saldi, perché ci sia un quadro di riferimento nel quale non venga scombinata l'entità complessiva della manovra, e dentro questo rispetto dei saldi che l'asse di fondo, occupazione e crescita, resti al centro del riferimento della stabilità. Accertato un approccio che non è quello di mettere in discussione i saldi, e condiviso un approccio che dice che i punti centrali sono crescita e occupazione, su manovre di altro tipo come quella delle diverse elementi di tassazione, penso che con questi due punti di riferimento il governo sia interessato e disponibile a trovare una soluzione condivisa col Parlamento già nelle prossime ore. Vi ringrazio.